Cosa ne pensano i giovani dei trend 2010 presentati al Cosmoprof? La spa e il cosmetico naturale biologico saranno i must dell'anno? Domande bruciapelo poste ai veri artefici della ripresa economica del cosmetico, ovvero alla generazione dei beauty victims. Cosa ne pensa del cosmetico green? Cosmetico green nel senso di ecologico, naturale, beh, vedo che ha preso un sacco di piede, ci sono un sacco di stand su questa linea. È interessante, è carino. Credo che tutto quello che è naturale fa bene, a parte che comunque il mercato è pieno di delle cose anche chimiche, però ognuno sceglie quello che crede di meglio per se stesso. Ritengo che soprattutto nella cosmesi sia molto importante l'etica, quindi certificazione ICEA soprattutto, nessuna sperimentazione su animali, uso di sostanze primarie vegetali. Nel mio piccolo da anni cerco di seguire queste indicazioni, poi ovviamente adesso sta diventando forse un po' una moda, forse sta prendendo piede e quindi io ne sono ben felice. Ecco. Beh, io penso che comunque se si utilizzano prodotti che riusciamo a fare del bene alla nostra pelle senza utilizzare dei prodotti che non siano comunque non naturali, suppongo di sì, la pelle riuscirebbe ad accettarli anche meglio, che in qualcosa di naturale, sì. Frequenta le spa, quali trattamenti usa? Io provengo da una zona che è la zona termale, quindi Monte Grotto, Abrano Terme, e le frequento abbastanza spesso, sì, questo sì. E il corpo mi piace andare alle terme, questo direi sì, ma non andare dall'estetista a farle in cabina. Salvalapelle.it, sapere e benessere.